Bene, ragazzi eh, siamo a un nuovo appuntamento che voglio dedicare una tantum per il momento non voglio dedicare delle puntate settimanali ben precise perché non so se ne ho il tempo però volevo parlarvi di un fumetto come tanti altri che sto riscoprendo del passato eh, che mi hanno dato piacere nel leggerlo no? e stiamo parlando di zagor come, come abbiamo visto nella sigla iniziale naturalmente io mi sono preso degli appunti perché è un fumetto che leggo da poco l'ho scoperto con gli ultimi numeri di Zagor anche questo, anche questo Zagor io negli anni 90 l'ho accostavo a Tex quindi sbagliandomi naturalmente e adesso nel, nelle, così, una lettura estiva ho preso gli ultimi numeri prendendo anche l'anastatica quindi il 722 che è questo okay, che usciva l'anastatica, io sono un amante di queste anastatiche. E questa anastatica qua eh, è, eh, risulta pubblicata nel 61 con l'analampo numero 1 ed è la classica quella a strisce intitolata La foresta degli agguati. Poi mh, Zagor, il numero 1 appunto, eh, venne pubblicato in formato bonellide. Eh, appunto classico formato bonellide nel luglio del 1975 quindi viene fatta questa raccolta e impostate le tavole e viene adesso vi faccio scorrere le immagini vi faccio scorrere quelle a colori uscita per la, la gazzetta se non sbaglio eh, e quindi, quindi potete ricercarle ai mercatini si trovano anche fa abbastanza facilmente eh, e quindi ho detto, ho voluto, siccome mi era piaciuto e comunque ho trovato un'ambientazione molto fresca, ho letto anche lo speciale che è stato fatto con Dragonero, ma ho trovato tutt'altro di quello che in realtà pensavo. No? Quindi mi sono documentato e ho deciso di provare a recuperare anche questo numero 1 che naturalmente. Um, difficilmente si può accostare a una lettura semplice rispetto a quella di adesso. No? Io ripeto: arrivo dalla, uh, da una lettura molto veloce e dinamica che, che riguardano i manga, anche se comunque continuate a leggere i Bonelli. Però naturalmente mi piacciono perché le ultime storie? Proprio perché secondo me sono molto veloci, sono impostate, eh, che insomma, non riguardano il text, comunque non è un'ambientazione che a me non piace tantissimo, quella del, de, del West in generale. E mi sono accorto, insomma, che è una bellissima lettura e mi sono incuriosito e ho voluto vedere appunto questo. Uh, questo zagro iniziale, se, se presentava le stesse caratteristiche, naturalmente, come potete vedere nelle immagini. Che vi farò scorrere, non, siamo al classico Bonelli, no? quindi per raccontare la storia a volte ci vogliono tanti balloon, tante scritte. Ecco però, anche all'epoca era un prodotto innovativo, giovane. Rispetto eh, quasi io ho notato che potrebbe essere quasi una sfida che Sergio Bonelli figlio ha voluto eh, dare al padre, no, Nel senso a meno questa è la mia impressione, eh, fargli capire che anche lui poteva comunque realizzare un personaggio di successo. Zagor ovviamente non ha lo stesso successo di Tex, ma comunque siamo arrivati a 722 numeri, insomma, eh, se non ha lo stesse vendite, comunque eh, ha la capacità, secondo me, per quello che racconta, se qualcuno eh, ha la fortuna Comunque, di battersi negli ultimi numeri. Anche un ragazzo giovane che arriva da altri tipi di letture potrebbe eh, trovare nella lettura di Zagor stupirsi e trovare un qualcosa di giovane. Eh, la storia eh, di Zagor eh, io perché lo trovavo banale? Perché aveva questa scure, fatto di pietra, insomma, mi sembrava un'arma abbastanza preistorica, eh, ma che equivale a, al martello di Thor per Zagor. Ecco. E, e poi questo personaggio Cico che, insomma, sinceramente non mi andava a genio, e poi in realtà mi sono accorto già che, nella prima lettura di, di Zagor, eh, insomma, è di vitale importanza Cico. E naturalmente mh, ha un ruolo molto importante. cioè eh, Zagor, se ho capito bene, non può esistere senza Cico perché, già nelle prime avventure, come possiamo anche vedere, eh, Cico è molto importante perché è vero che eh, Zagor sal gli salva la vita, eh, ma anche Cico. È... Nella, nel, in questo primo episodio eh, ha un ruolo importante perché lo salva come possiamo vedere in questa immagine ed è l'unico spoiler che vi voglio fare perché eh, voglio che leggete il fumetto e gli salva la vita quindi, quindi è importante quanto Zagor non solo per la sua comicità solo per la sua goffaggine diciamo sfida eh, di sergio bonelli ai testi G nolitta ma in realtà appunto era il <coughs> il nome che si dava a Sergio Bonelli eh, per non andare in contrasto appunto al padre, almeno a detta sua, e ai disegni ferri. Eh, la storia inizia appunto non con Zagor, ma um, passano un paio di pagine e il protagonista principale è appunto il ciclo no? che eh, si ritrova nei guai eh, c'è questo regan che è il cattivo il primo cattivo, vero cattivo all'interno della mh, di questa grandissima avventura di zagord e il primo cattivo questo james regan eh, insomma succedono dei, dei fatti abbastanza discutibili tra chico e questo regan regan insomma vuole arrivare alle mani se non a uccidere cico gli vengono in aiuto eh, dei insomma degli amici di, di Chico, eh, però poi alla fine eh, compaiono eh, gli altri cattivi eh, che nella storia di Zagor eh, continua, continueranno a essere i cattivi, dei cattivi principali, che sono gli indiani di questo mondo, ripeto che non è il mondo dove viviamo noi, ma è un mondo fantasy alla fine, quindi eh, probabilmente all'epoca nel 65 c'era ancora comunque... Eh, Quest'idea quest degli indiani cattivi comunque, no? e, eh, quindi e dei cowboy buoni, e quindi si era partiti con quest'idea degli indiani cattivi, ma poi in realtà, con il tempo, eh, appunto, eh, l'idea di Sergio Bonelli è probabilmente cambiata e ha crea creando questo mondo di fantasy ha praticamente avviato a questa soluzione, a questa cattiveria insomma dei, degli indiani cattivi. Ehm, appunto, dicendo che questi indiani in realtà fanno parte di un altro mondo, di, di un mondo alternativo, quindi, quindi è tutto plausibile che questi indiani siano i cattivoni del, eh, di, quel, di questa foresta, diciamo, eh, appunto. Quindi, la storia continua con Chico. Prima che arriva da Zagor, ci, ci vanno un bel po' di pagine. Eh, viene eh, praticamente appunto, assalito questa zattera dove ci sono. Dove ci sono Chico e i suoi amici, Chico è l'unico a sopravvivere, e ecco qui che ritorna questo, questo cattivo ok? Eh, praticamente Regan ritorna, diciamo così, eh, all'attacco, quindi per vendetta contro Chico. Poi, alla fine, insomma, arriva eh, Zagor che è sulle tracce di questi indiani. Proprio le motivazioni poi le scopriremo più avanti, e, e quindi c'è a questo punto l'incontro tra Zagor e Cico. Cico è in, praticamente in balia e comunque in ostaggio di questi indiani insieme a questo eh, Regan, eh, questo cattivo. E alla fine, eh, alla fine insomma, eh, Zagor gli va in aiuto, e, e qui c'è l'incontro. Eh, appunto tra Zagoro e Cico, e da qui partiranno le avventure che lo porteranno fino per 60 anni, fino insomma, ai giorni nostri, eh, sempre in compagnia, sempre eh, con queste avventure che si dipaneranno poi nell'arco del tempo eh, in fantasy, in um, personaggi medievali, insomma, alieni. E quindi, e quindi, come potete capire, rimane sempre un personaggio fresco con il tempo, quindi il consiglio che vi do è di recuperare in qualche modo nelle bancarelle del mercato dell'usato si trovano sicuramente queste vecchie avventure e non dimenticarsi di acquistare le nuove, quindi se mh, siete dei nuovi eh, lettori che vogliono provare e, e sono convinti che il fumetto di eh, della Bonelli siano fumetti per vecchi, io vi consiglio di acquistare soprattutto gli ultimi due numeri, vi accorgete anche con lo speciale, magari eh, con gli speciali magari vi fate un'idea migliore e vi accorgete che questo personaggio non è invecchiato in realtà col tempo, ma anzi, rispetto a, a mio avviso, anche ad altri personaggi si è evoluto, si è evoluto e, e va verso. Uh, a rimanere sempre un prodotto fresco, ecco, questo que l'ho trovato veramente uh, un personaggio del futuro. Anche se in realtà le ambientazioni potrebbero sembrare vecchie per assurdo, a me tra l'altro piace molto la fantascienza e mi fa ben sperare anche. Eh, questo fumetto ecco. quindi continuerò a prenderlo continuerò con le nuove avventure sicuramente e speriamo di fare una seconda puntata quindi vi voglio ricordare questa prima avventura eh, dal titolo la foresta degli agguati ok Il, um, ai testi nolita e disegni ferri che so che per molto tempo eh, rimarranno eh, avranno un ruolo importante per le storie di zagor tra l'altro poi mh, alla fine, tra l'altro, Sergio Bonelli chiederà aiuto al padre anche per sceneggiare altre storie, insomma, e così, così scopriamo anche. Eh, perché Zagor oltre a Tex eh, ha fatto la storia della Sergio Bonelli ok ragazzi mh, ci vediamo al prossimo appuntamento eh, eh, spero secondo con... un numero di Zagor terrore, se avete delle domande o se avete qualcosa da dire in più, se siete amanti di Zagor fatelo nei commenti, mi raccomando vi aspetto, soprattutto ai grandi fans di Zagor che ci devono dare una mano a Leggere, a continuare a leggere le storie e a convincere i lettori a leggere le storie di Zagor. Ok, eh, quello che il mio intento è proprio quello, no? Ad esempio, molti altri. Uh, generi non ne hanno bisogno no? perché i manga sono in continua ascesa uh, e secondo me bisogna dare anche una mano a questi artisti italiani quindi aiutare la Bonelli o comunque Alan Ford o comunque uh, anche il Diabolic ecco quindi quindi a tutti gli amanti di questi fumetti fatevi avanti e aiutiamo anche noi uh, youtuber a parlare uh, di questi nostri grandi fumetti italiani ok ciao ragazzi alla prossima